Si dispera Benedetta Mazza al GF VIP 3, nel timone che Stefano Sala debba lasciare la casa già questa sera. Il modello sembra tranquillo e non tenere troppo in considerazione la possibilità di uscire, ma la showgirl è convinta che esista sempre l'eventualità che ciò avvenga. Per questo le lacrime non sono mancate in questi ultimi giorni di caverna, anche se per lo più nascoste, vissute da sole. È chiaro che Benedetta non voglia mostrare troppo il suo vero stato d'animo, per via della presenza delle telecamere oppure per non svelare fino a che punto tiene a Stefano? Un punto da chiarire, visto che in passato la Mazza ha sminuito ciò che prova per il modello di fronte alle domande insistenti di opinionista e conduttrice. Nella serata di domenica è giunta dall'esterno una voce interessante. Una fan le ha comunicato che un certo ragazzo, di cui non si è compreso il nome, la ama. Di chi si tratta? Benedetta dice di non saperne nulla e anzi in modo ironico ha risposto con un presentanello. La voce della supporter rimane un mistero, gli autori hanno alzato il volume della musica subito dopo per evitare che la fan replicasse il messaggio. Particolare invece il consiglio di Lori del Santo, che in occasione del compleanno di Benedetta le ha suggerito di lasciarsi andare all'istinto, per avere quel coraggio di osare e volere. Punto dovrà dire addio a Stefano Sala? Giorni polverosi per Benedetta Mazza al GF VIP 2018, mentre si accorciano le ore che la dividono da un verdetto importante. Parliamo ovviamente del televoto in cui Stefano Sala si trova al fianco di altri due concorrenti, uno dei quali molto forte, Walter Nudo. Questo nuovo step non può che influenzare la quotidianità di Benedetta, anche se i due avranno modo di vedersi all'esterno, come promesso dal modello. Ciò che spaventa forse la Mazza è di stare senza il punto di riferimento su cui ha potuto contare in questi due mesi di programma. E forse affiora persino la paura che Stefano possa rivedere la fidanzata e decidere di lasciare intatta la sua attuale relazione. Benedetta ci tiene a non condividere troppo quanto sta vivendo in questo momento a livello emotivo, come ha svelato in passato allo stesso Sala. Per questo la vediamo piuttosto abbottonata, convinta che non debba trapelare nulla del suo vero stato d'animo. A rischio eliminazione? Il Grande Fratello VIP 3 continua a non vedere Benedetta Mazza emergere come ci si sarebbe aspettati. La showgirl ha fallito sotto questo punto di vista e di sicuro non riuscirà a superare un eventuale televoto. Si potrebbe salvare invece solo se gli autori dovessero decidere di raggirare l'ostacolo del pubblico e nominarla finalista in via diretta, senza attendere il voto dei telespettatori. Appare poco probabile, ma visto che all'estero è aumentato l'interesse per il suo flirt con Stefano Sala, non è detta l'ultima parola. I bookmakers invece rimangono fermi sulle loro previsioni, una volta uscita Martina Amdi, la prossima sarà proprio Benedetta. Troppo forti i concorrenti contro cui sta combattendo adesso, soprattutto alla luce di una strategia fiacca da parte della showgirl. In apparenza sembra che non le interessi molto rimanere in gioco e forse è questo il motivo per cui mancano tante rivelazioni che avrebbe potuto fare sulle sue passate relazioni amorose e non solo. Esattamente come l'amica Martina, ha scelto invece di lasciare chiuse diverse porte che avrebbero potuto fare la differenza agli occhi del pubblico.
Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.